Espila, smetti di bussare tutta stamattina che fai casino, sto provando a craftare. Ma cosa stai dicendo, Luca? Sono da questa parte. Stavo riordinando un po' la... Ma aspetta, ma chi bussare che porta, scusami? Questa porta? Oh, un cartello, ciao. Oddio, Luca. Espila. Che cosa sono quelle cose lì in fondo? Porca miseria, le viste? Non l'ho messe io, sono... Sei sicuro che non le hai messe tu? Qua? Non è che hai assunto un nuovo scultore? Sì, sono abbastanza sicuro. Sono delle statue fatte a nostra immagine e somiglianza. Forse avete capito. Beh, certo che abbiamo capito. Penso che si riferisca alle statue. Ma non mi piace questa situazione, Espi. Chi è che... Nemmeno a me piace come situazione. Bella, è vero? Che poi giro, non è che ci voglio... Aspetta, non è che ci vogliono rubare in casa? Come rubare in casa? Ci vogliono distrarre? No, dai, scusami. Abbiamo poi il nostro cavallo da guardia. Figurati, impossibile che ci rubino in casa. Mi sembrano fatte di puri Lucky Block. Lo so anch'io, guardali. Sono pieni di punti domanda, sono per forza i Lucky Block. E basta? Ah no, ecco un cartello. Trovatevi la vostra sorpresa. Dici che possono essere... Sia sono fatti i Lucky Block, sia magari hanno una bella uno sorpresa così dentro. Ricco, comunque non ci vorrebbe rubare in casa, Espi, guarda qua. Iniziamo da qui, che dici? Ma sei sicuro? Così ci buttiamo? Ah, sì, però iniziamo da te, va. Che normalmente sono molto sfortunato con i Lucky Block. Questa volta, guarda. Quello è vero. Guarda che roba. Porca miseria. Allora, Luca, penso che sia una buona idea quella di andare verso l'alto. Ti ricordi quando tu hai preso il lama di Fortnite? La sorpresa era nella sua testa! Oddio! Ti hai reso super veloce, Luca! Criminale, che non sei altro. Guarda cosa ho trovato io! Cosa? Ho trovato degli stivaletti enchantati. Mamma mia, questi sono dei Lucky Block piuttosto fortunati fino adesso. Certo, sono miei. E guarda cosa... Mamma mia, Luca! Devo dire che i Lucky Block... Ah, porca... Stavo per dire che erano strafortunati, ma mi sa che sei esploso, Luca. No, sono sto bene. Sei vivo? Non ci credo. Siamo arrivati ai tuoi pantaloncini. Pigliala. Dannazione. Sapevo io che non potevano essere tutti fortunati. Prendi cosi. Non abbiamo neanche un'arma decente. La sto picchiando con una monetina io. C'ho una zappa. Zappala tutta. Io vado in alto e cerco di... Immortale. Oh no, un alto. Piglialo. Dannazione, però non abbiamo neanche uno straccio di arma. Dobbiamo procurarci qualcosa per combattere. Sono fortissimi, sono. Espi, facciamo così. Seminiamoli finché non abbiamo... Assolutamente, mi pare un'ottima idea. Che bello. Oh no, devo assipolare. Però ho trovato una bella soluzione. Un modo per allontanare. Ciao, bella strega. Mamma mia, cosa ne ho trovato, Luca? Cosa? Vai, bravo. Ho trovato un bastoncino che li allontana tantissimo. Quello è bellissimo. Sì, però se Luca ti anneghi così da solo, fai attenzione. No, io scappo. Stupido zombie, vai lontano. Ok, perfetto. Va bene, andiamo avanti. Non lo so cosa ho spawnato. Cosa mi hai fatto? Sei un disgraziato. Guarda cosa mi hai messo di fianco. Ops, vabbè, dai, sembra un acquario, carino. Dai, andiamo avanti. Aspetta, però, una leva. Qui in alto, una leva che si può tirare. Ok, l'ho tirata, si apre. Speriamo almeno ci sia qualcosa di buono. Oh, porca miseria, buonissima questa cosa. Ti odio, Espi. Vabbè, dai. Non ho più una gamba. Ok, dai, sto facendo dei progressi. Super i pantaloncini. Perfetto, così. Dannazione, mi sono quasi caduto delle crafting table in testa. Hai visto cosa... Guarda cosa ha droppato qui. Che cosa? Dei blocchi barriera. Prendili, ci potrebbero essere utili. Però mi sa che ti ho riempito tutto quanto di crafting table, mi sa. Ti ho rovinato la faccia. Un arco? Mi piace l'archetto. Ancora. Ma come? No, ho buttato l'arco! Eccomi, torno. Che razza di arma potente hai trovato. Che spettacolo, è bellissima. Hai visto? Però la dobbiamo scalare. Aia, porca miseria. Attento, Luca, che soffochi. Ok, sei salvo. Pacca un po' e andiamo verso l'alto, dai, che non siamo messi male. Esagerare. Oh no, ecco. Oh no, l'incudine. Salta. Dai. Guarda cosa ho trovato io adesso. Perfetto così. Però ho trovato... possiamo andare a te che mi hai rovinato abbastanza. Non ho più... Va bene, dai, facciamo... vertebrale, facciamo le gambe. D'accordo, ti preoccupare. Facciamo un saltino da me, tanto non è così distante. Abbiamo soltanto fare... Esatto. Oh mio Dio. Porca miseria, non è possibile però. Ho trovato uno zombie che mi ha buttato giù. Torno subito su. Con me è pacifico. Vai, bravo. Guarda, siamo amici. Ecco, vai a fargli compagnia, magari. A pacifico. Ma hai gettato via il mio amico. Luca, se ti fa esplodere così non è colpa mia. Ok, Luca, dobbiamo concentrarci. Ma non è possibile. Guarda, sono bloccato qui nel nulla adesso. Mi metti qualche blocco sotto i piedi? Do una mano io. Grazie. Sono salvo. Ora possiamo approfittarne per fare un bel ponticello. Però adesso vai avanti te. Ok. No. L'acqua mi sta trascinando giù. Ok, ci sono. Perfetto. Non ti preoccupare, vedrai che saranno super fortunati. I miei blocchi mi hanno teletrasportato.
andato lontanissimo. Dove sei finito? Non lo so. Per fortuna abbiamo l'ascensore qui di acqua. Ok, Luca? Però. Dai, non fare. Non fare i tuffetti in piscina. Sali, che abbiamo un sacco di cose ancora da spaccare, da scalare. Diamoci una mossa, gente. Va. Oh, oh mio Dio, che casino. È un creeper amichevole. Ce l'ho scritto amichevole pure. Ma è amichevole o no? Luca, secondo te è amichevole sto creeper? Vediamo. Ehi, certo che è amichevole. C'è scritto che amichevole. Oh, allora, aspetta che ho trovato un elmetto molto interessante. Oh, sì. Un bel elmetto super potente. Ho trovato anche delle pozioni un po' particolari. Vorrei provarle. Però, poverino. Oh, sono belle? No. Guarda che carine che sono. Cosa oh no, forse non sono molto carine. Sei un mostro. Picchia. Volevo provarle. Pensavo fossero fortunate come pozioni. Ok, ok. Non ti preoccupare. Tutto è bene quel che finisce bene. Tranne per te, forse. Ok, Luca, adesso non perdere più tempo a farti accoppare. No, slime. A proposito, ma ce la fai? Non è facile. Un creeper esplode. Questo esplode, mi sa. No. Questo esplode. Porca miseria, è pieno di ragni poi. È pieno di... Che incubo. Morto. No, anch'io. Dobbiamo iniziare a salire, Espi. Non possiamo continuare. Te l'ho detto anche io. No, mi si sono invertiti i comandi e... Oh mio Dio, sono sopravvissuto alle incudini. Non ci credo. Come hai fatto? Come hai fatto? Non lo so, è stato un miracolo. Oh mio Dio, è tutto al contrario adesso. Come... Oh, porca... Dove sono finito? È questo. Sono finito in mezzo alla foresta. Benissimo, Luca. Ora devo tornare da te in qualche maniera. Ok, eccomi tornato. Cosa hai tirato? I ragni? Maledetto. Vai a farti un voletto giù. Bye bye. Oddio, non vedo più niente. Grande, Luca, complimenti. Dove mi hai lanciato? Ti ho lanciato un po' lontano e sei... Certo, adesso risalgo mi io. Mi fai altri scherzi del genere? Lo faccio un'altra volta. Luca, ho trovato una torta un po' strana. Vuoi venire a vedere? Guardala. È tipo... A vedere? Non lo so, penso che sia... È firo. Oh mio Dio, l'hai mangiata anche tu? No. Ti conviene mangiarla, è buonissima. È vero? Sì, è buonissima, mangiala. Mi ha dato un sacco di nausea. Però non era male, dai, tutto sommato me ne mangio un altro pezzettino. Guarda che io ne ho una migliore. No, va bene, al cioccolato. Che fortunato che non sei... Oh, TNT. Ok, per fortuna la tua torta ci ha salvato la vita. Vedi? È la torta migliore che sia mai esistita. Ti protegge anche. Ah, ecco, complimenti. Te alla torta. Guarda dove ci siamo cacciati adesso. Congratulazioni. Ah, cosa fai? Cosa fai? Guarda che te la lancio anche a te una pozione. Ok, Luca? Oh mio Dio, ma che succede? Ma la mia torta è stata completamente rovinata. Guarda che sopra. Disastro. Ah, porca miseria. Hai visto? Aspetta un attimo. Dammi un attimo di tregua che ci sono cose. Aspetta che li scaccio via. Quanto picchia? Perfetto, non ti preoccupare. Ho l'arma più OP del mondo. Li posso cacciare lontano quanto voglio. Devo andare verso l'alto perché inizio a vedere qualcosa di interessante. Dai, dobbiamo arrivare in cima. Lo so, però non è facile. Toglietevi, stupidi cosi. Via. Noi abbiamo fretta, vogliamo capire cosa c'è. Oh no, va. No. Tu vai giù. Bravo. E noi invece continuiamo ad andare verso l'alto, Luca. Vediamo. Penso di vedere la cima. Sì, siamo sulla mia spalla. Vero? Sì, Luca, finalmente possiamo vedere cosa c'è dentro la testa. Oh, porca. Dai, apri. Che succede? Cosa sta? Dannazione! Ma non ci credo! Complimenti, Luca! Complimenti! Mi hai fatto cadere e basta! Guarda che casino che hai fatto! Io ho fatto casino! E cos'è questa cosa che hai? Finalmente un po' di fortuna! Guarda, oddio. Si è aperta la testa comunque! Ma cosa sono quei cosi? Ma sono dei Lucky Block! Oh sì! Oh, dei Lucky Block classici! Sì. E ce ne sono anche, penso, dentro la tua testa! Oh, porca miseria, Luca, ma subito cose sfortunate! Aspetta che mangio un po'. Non è sfortunato, magari è pieno di roba! Dici? Hai visto? In effetti non è male. Aspetta che ne spacchiamo qualcun altro. Boom, boom. Oh, guarda. Un altro Lucky Block gigante. Sì. Mamma mia. Ecco la sorpresa di cui parlavo all'inizio. Siamo pieni di diamanti. Che spettacolo. Raccoglili tutti, Luca. Ce li portiamo a casa. Ci facciamo un bel cavò. Ma adesso dobbiamo ancora dare un'occhiata. La mia testa. Assolutamente, infatti. Quello che stavo dicendo. Ora mi sento super enchantato e pronto a scoprire cosa c'è nella tua testa. Guarda qui. Sono pieno di smeraldi, Espi. Non puoi capire. Oh. Qui c'è uno zombie che cavalca un orso polare. Lo tengo a distante, non ti preoccupare. Vai, colpiscilo. No, sta caricando. No, mi ha buttato giù. Eccomi tornato, Luca. Fermo. Non spaccare niente. Sì, l'hai buttato giù, tipo là in fondo da qualche parte. D'accordo, cosa? Perché dici non spaccare nulla? Questi dobbiamo spaccare. Se spacchi gli altri. Ah, solo questi? Forse li da. Hai trovato qualcosa in terra. Oh, un altro Lucky Block gigante. Vediamo. Oh, sì, altra pioggia di diamanti, Luca. No, che spettacolo. E stack 64 di smeraldi e diamanti. Ottimo. A questo punto, Luca, direi che quasi conviene tornare a casa perché abbiamo ottenuto la nostra ricompensa. Ma aspetta, ma ci sono dei Lucky Block lì in fondo. Andiamo a dare un'occhiata. Sotto casa, è vero, vedo qualcosina. È strano però che siano comparsi dei Lucky Block. Oh, ecco la vera sorpresa.
Ok, Luca, questa è una cosa un po' inquietante. Li ha messi qua quando eravamo la... A proposito, guarda, guarda come siamo messi. Siamo bellissimi, Luca, siamo bellissimi. Beh, se questa è la vera sorpresa, vuol dire che è ancora più ricca della precedente. Oh, non vedo l'ora di... Ma cosa diavolo è successo? Ti ho trasportato su, ma non ci credo. Sì, io penso di essere direttamente schiattato, non so, non capisco. Oh mio Dio, no. Oh, porca... Oh! Ok, forse non è stata una buona idea accettare la sorpresa di uno sconosciuto. Eccovi la casa. È la casa, la casa. Dovevi pensarci prima, dovevi fermarmi. Era una trappola. Oh, la nostra piccola casetta, almeno siamo ricchi. Ma ora siamo senza tetto.